Non lo so cosa sia, sicuramente una distrazione da delle buone notizie, sono quelle sull'occupazione di oggi. Mi dispiace che oggi mi fate delle domande su questo, quando si potrebbe parlare di dati importanti che dagli anni 70 che non abbiamo l'occupazione così alta, ad esempio. Quindi il Movimento 5 Stelle da questo punto di vista è un problema comunicativo, perché se voi oggi mi chiedete la restituzione invece di dirmi come avete fatto, perché abbiamo fatto il decreto dignità. Se voi perché... parlate di questo, ovviamente. Esatto, infatti non me la prendo con voi, me la prendo col Movimento 5 Stelle che non riesce a valorizzare le cose fondamentali che sta facendo da quando è al governo. E invece si perde in chiacchiere con le rendicontazioni. Quindi questa cosa è molto brutta, perché lavoriamo tanto, e me lo sento, noi lavoriamo tanto per sollevare il paese e poi ci perdiamo in queste cose. Quindi il documento che non è stata una buona mossa. Non l'ho letto, non è da... Ah, questo è sicuro, ragazzi, come fa a essere una buona mossa un documento che distrae dai successi che stiamo portando avanti al governo? Sulla prescrizione di questo documento. Non l'ho letto il documento, però insomma hanno fatto tante cose importanti al Senato, quindi se hanno voluto fare questa cosa adesso, beh, spero che questa cosa non comporti ovviamente insomma che rubino tempo al lavoro che ogni parlamentare deve portare avanti nel bene del paese. Secondo voi basta una maxi multa ad ASPI oppure serve assolutamente la revoca? Ma mi sembra che siamo stati anche abbastanza chiari su questo, ne siamo per la revoca.